Un saluto a voi tutti, bentrovati, buon inizio di settimana, un inizio che effettivamente segna il rientro di tante attività nella normalità post-estiva, lo dimostra il grande clamore intorno al palaghiaccio che oggi ha parzialmente riaperto i battenti, ne parleremo diffusamente nella pagina sportiva. Prima però la cronaca, tanto per incominciare con, da un lato le tragedie montane, il piccolo Paolo di 12 anni di Carano Pertusella che come sapete è stato vittima di un gravissimo incidente in Val Formazza e purtroppo non ce l'ha fatta. Poi una disavventura non indifferente sul lago, al largo della costa di Ranco, con la collisione tra due imbarcazioni, un gommone e una barca. Cinque le persone rimaste ferite, tutte dell'imbarcazione, mentre i due occupanti del gommone sono rimasti illesi. Tra i feriti c'è anche una ragazzina di 14 anni. Poi andiamo invece a Varese, dove hanno protestato i sindacati e gli addetti alla vigilanza per un contratto fermo da 7 anni e per un lavoro tutt'altro che comodo. Vediamo. 200.000 addetti in tutta Italia, 20.000 nella sola Lombardia. I lavoratori della vigilanza attendono da 7 anni il rinnovo di un contratto che, così com'è, impedisce loro di assumersi serenamente oneri e pericoli di un mestiere tutt'altro che comodo. È un contratto assolutamente importante perché i lavoratori dei servizi fiduciari e delle guardie private fanno un lavoro anche di responsabilità, portando i portavalori e quant'altro. Questo è lo sciopero che facciamo a livello nazionale, ne abbiamo già fatto un altro qualche mese fa, ma continueremo a scioperare, a protestare e chiedere attenzione alla politica in modo che si rinnovi il contratto. Da qui il presidio odierno di fronte alla prefettura di Varese, utile a focalizzare l'attenzione del pubblico e dei politici che spesso invocano o promettono maggior sicurezza, senza però consentire a chi se ne occupa un adeguato inquadramento lavorativo. Le condizioni di lavoro purtroppo peggiorano sempre di più, per cui siamo qui in attesa di un evento positivo per quanto riguarda il contratto. Tanti lavoratori ci dicono che parecchia gente sta abbandonando il posto di lavoro perché con gli orari stressanti non ne possono più e quindi preferiscono cambiare tipo di lavoro. Chi rischia la vita sorveglia, vigila e con la propria presenza favorisce la cosiddetta sicurezza percepita. Chi osa adacquare o difisascat deve poter contare su un sostegno che non sia solo formale, ma sostanziale. Sono lavoratori armati, sono lavoratori anche non armati, ma che garantiscono la sicurezza. Garantiscono la nostra sicurezza, garantiscono che ci siano le pensioni, garantiscono che i bancomat siano carichi, garantiscono che ci sia sicurezza nei supermercati, in tutti quanti i luoghi istituzionali che vediamo presidiati. Non possiamo permettere che questi lavoratori siano sottopagati ed oggi è così. Peraltro, a margine dell'incontro in prefettura, i sindacati lasciano presagire che potrebbe presto formarsi un tavolo provinciale aperto ai datori di lavoro e appunto su scala territoriale, affinché almeno qui un accordo si possa trovare. Poi, voltando pagina, troviamo quello che potrebbe diventare caos, speriamo di no, tra Sesto Calende e la parte piemontese del Ticino, perché da oggi partono i lavori sul ponte che collega Sesto Calende a Castelletto ed è un ponte molto trafficato sia dai treni sia dalle automobili. Per questo ci sono sistemi di collegamento alternativi messi a disposizione da Autolinee Varesine, i bus imboccheranno l'autostrada con un pedaggio reso gratuito da qui al 19 settembre, data prevista per la fine dei lavori. Sarà possibile collegarsi con il Piemonte anche via Battello, ci saranno servizi di navetta alternativi, insomma vi invitiamo a cliccare il sito di Autolinee Varesine e più in generale delle società trasporti tra provincia di Varese e Piemonte, zona di Arona, per potervi muovere comunque liberamente. Adesso la politica invece, perché appunto la campagna elettorale prende corpo, iniziamo da una conversazione con Massimiliano Romeo, Brianzolo, esponente della Lega, parlamentare uscente e candidato qui a Varese nell'uninominale.
Massimiliano Romeo è candidato all'uninominale per il Senato, rappresenta l'intero centrodestra e lo fa da candidato qui a Varese. Lo conosciamo come esponente storico della Lega, già parlamentare, prima ancora consigliere regionale. A proposito, consigliere regionale ne sa qualcosa di preferenze, questa è una legge elettorale che non aiuta. Allora, come invitare i varesini a partecipare, seppur non del tutto direttamente? Beh, la partecipazione al voto è fondamentale, questo vale per tutti, perché insomma sappiamo che c'è un po' di scollamento da parte della cittadinanza, insomma un po' di preoccupazione per l'autunno che deve arrivare, quindi comunque il voto, esercitare il voto è importante, proprio perché comunque ci sono in ballo delle visioni anche diverse del paese, visioni future. È chiaro che sono candidato, io sono di Monza, quindi sono monzese brianzolo, sono qui candidato nell'uninominale di Varese e questa è una legge elettorale un po' particolare, però è chiaro che da persona seria, quale sono sempre stato, sono qui, sarò presente qui, faccio la campagna elettorale qui e sarò un punto di riferimento per Varese e provincia. Varese e Monza, la Brianza in generale, hanno in comune la vocazione imprenditoriale. Tante piccole e medie imprese che hanno sofferto molto, continuano a soffrire, adesso temono un autunno rovente tra bollette impazzite e crisi energetiche. Quale può essere la ricetta? Allora, sicuramente ha detto bene lei, cioè il tessuto della Brianza, ma anche il tessuto imprenditoriale, economico della provincia di Varese sono molto simili, quindi fatte da piccoli e medi imprenditori che hanno bisogno e necessità innanzitutto di essere sostenuti, quindi bisogna prorogare alcune misure, parlavamo prima dell'agenda Draghi sul credito d'imposta alle imprese, proprio sul tema dell'energia. Dobbiamo in qualche modo, è quello che noi proponiamo, una decontribuzione per i tanti imprenditori che magari danno dei premi ai propri dipendenti per venire incontro a un momento particolare dettato dall'inflazione piuttosto che dal caro carburanti, quindi questa decontribuzione, quindi questa volontà che viene fatta dall'imprenditore deve essere assolutamente fiscalmente agevolata e premiata. E poi naturalmente la nostra politica è che alla politica dei bonus in generale a pioggia, di cui sappiamo poi che ci sono tanti frodi e tante truffe dello Stato, noi preferiamo invece lasciare i soldi nelle tasche di imprenditori, lavoratori dipendenti e pensionati, che è la cosa migliore. È una visione completamente diversa, prima le dicevo questo, e quindi noi siamo orientati su questa strada perché vogliamo aiutare la nostra economia, senza dimenticare un tema fondamentale, importante, a cui noi ci teniamo, che è il tema del federalismo e il tema dell'autonomia. Federalismo fiscale, che è già inserito come obiettivo abilitante del PNRR, e questo è importante, quindi deve essere attuato entro il 2026 e questa è una battaglia storica della Lega. E dall'altra parte le legittime richieste di autonomia che si sono, diciamo così, esplicitate col famoso referendum del 2017, che devono trovare concretezza. È scritto nel programma del centrodestra, andremo avanti su questa strada, più la Lega è forte e più ci sarà possibilità di portare a casa questo importante risultato. Dal centrodestra al cosiddetto terzo polo, che ha presentato ufficialmente i suoi candidati in quel di Varese in un incontro molto partecipato, cui hanno preso parte anche volti provenienti da esperienze politiche e da partiti diversi. Vediamo. La partecipazione non manca e stupisce gli stessi organizzatori, artefici di un appuntamento pensato per pochi intimi, ma che ha finito per catalizzare l'attenzione di elettori, simpatizzanti e curiosi. Il terzo polo muove i suoi primi passi in quel di Varese, capitanato dalla capolista varesina Maria Chiara Gadda, schiera esponenti e candidati. Sono anche molto soddisfatta della squadra che abbiamo composto, una squadra che è molto radicata sul territorio, una squadra con persone che hanno un vissuto politico, professionale e territoriale radicato nella provincia di Varese e insomma ci siamo. Vediamo anche volti provenienti da esperienze politiche diverse, quindi vi proponete come polo attrattore? Noi oggi, insieme all'avvio della campagna elettorale, stiamo costruendo un vero polo riformista, la casa che ciascuno di noi sta costruendo non soltanto con i candidati, ma con i tantissimi cittadini che sono presenti anche qui oggi e l'entusiasmo, la curiosità che si sta dimostrando anche in questa giornata. Dice che c'era un desiderio di un punto di riferimento moderato nei toni, ma molto determinato nelle proposte e nelle risposte. In corsa, come già annunciato, c'è l'istrionico Gigi Farioli e c'è Carlo Alberto Coletto, c'è Guido Bonoldi e c'è Ivan Scalfarotto, reduce dall'impegnativo mandato di sottosegretario agli interni. Poi Mauro Del Barba, Sonia Serati, Monica Colombo e Angelo Leva. E c'è Giusy Versace, uscita da Forza Italia e convinta che altri esponenti azzurri seguiranno i suoi passi.
C'è la volontà di portare avanti quello che è un disegno, un progetto, un metodo che è quello di Draghi, che stava secondo me ben funzionando, i ministri secondo me stavano ben lavorando, ci sono delle scadenze importanti che non possiamo fingere non esistano, per cui sinceramente con un responsabilità io ho voluto comunque seguire una strada diversa. Ma all'occhio del cronista non sfuggono i volti di chi assiste, presenzia, partecipa più o meno attivamente, oltre agli esponenti già collaudati come Stefano Malerba, Giuseppe Licata e Andrea De Salvo, troviamo tra gli altri l'ex azzurro Giampaolo Ermolli, l'ex assessore leghista Marco Caccianiga, l'ex aspirante sindaca Caterina Cazzato, testimoni di esperienze politiche diverse, uniti dalla volontà di dare concretezza a una proposta che non conosce barriere ideologiche, ma solo approcci di principio e di contenuto. Ed è prevista per domenica prossima una giornata di grande festa a Sant'Ambrogio, storico e suggestivo rione di Varese, con musica, prodotti tipici, oggetti artigianali, insomma un modo per ritrovarsi e riaprire la stagione. Il 4 settembre Sant'Ambrogio si accende, si ritrova, si anima, si rialza, si riappropria di strade e di piazze e si celebra a suon di musica dal vivo e con la voglia di festeggiare insieme uno dei rioni più belli e storici di Varese. Sarà una giornata che andrà dalle 12 alle 8 di sera con vari punti musica, spettacoli, ci saranno sia band dal vivo che spettacoli di teatro, giardini letterari, colazioni, aperitivi, pranzi con tutte le attività del rione e con la partecipazione naturalmente anche degli abitanti di Sant'Ambrogio stessa che si sono prodigati anche a organizzare la festa insieme a noi. Noi siamo COPUF Iniziative Culturali con il supporto di Mad Boys Eventi e Concerti. Non mancheranno l'estro artigianale di tanti espositori e la dolcezza tipica della tamarenda, il tutto corredato dalla sostenibilità di trasporti e oggettistica, nel segno di una comunità che riabbraccia le proprie frazioni con l'orgoglio dell'appartenenza. Questa grandissima felicità del Comune di Varese di andare nei rioni, questo in particolare che è un rione vitale e insomma con questa manifestazione importante siamo veramente felici. Ma come promesso adesso per la pagina sportiva parliamo del Palaghiaccio, ha riaperto parzialmente i battenti dopo una grande opera di realizzazioni, si tratta di un impianto efficiente, sostenibile, del tutto innovativo e si auspica inclusivo. L'orizzonte di quest'opera, dicono orgogliosamente dal Comune, sono le Olimpiadi di Milano Cortina, nel frattempo però le tante società del ghiaccio e non solo ritrovano davvero uno spazio imprescindibile. Peraltro le nostre telecamere hanno anche curiosato in anteprima le nuove piscine. Atmosfera di festa e di sfide internazionali a Varese, dove il nuovo Palaghiaccio torna ad accogliere gli atleti in un impianto di ultima generazione che nel giro di poche settimane vedrà l'opera completata, inclusiva e competitiva. Siamo molto soddisfatti, la pista di ultima generazione, anche la parte di gestione e di generazione del ghiaccio, siamo riusciti a farlo in poco tempo, proprio grazie alle nuove tecnologie, quindi rivedere in pista gli atleti è la sensazione più bella. L'obiettivo è mantenerlo così bello e metterlo a regime, sfruttarlo a pieno, renderlo popolare, portare attività internazionali, quindi c'è tanto da fare. Siamo arrivati qui e adesso da qui si riparte con nuovi obiettivi. Fiera del lavoro svolto, impegnativo ma rispettoso di esigenze e scadenze, ACSM AGAM detta l'agenda dei prossimi passi. Manca poco, nel senso che appunto la pista da ghiaccio la inauguriamo di fatto oggi, la parte piscina sarà pronta per metà mese e quindi partirà al 100% poi tutta l'attività dai primi di ottobre. Precisando che quella avvenuta in via Albani non è stata una ristrutturazione, bensì una realizzazione preceduta da un completo ripensamento moderno, sostenibile, innovativo. Non esiste più niente di quello passato, no? È un impianto completamente efficiente e che autoproduce la sua energia, quindi soprattutto in questo periodo direi che è un grandissimo plus, è completamente nuovo, è una struttura completamente rifatta, non c'è niente di quello vecchio, anche la parte nuoto è completamente nuova. Di momento storico parla anche il sindaco di Varese, al centro del primo impianto italiano in chiave olimpica. L'altro aspetto da sottolineare molto importante è che con questa iniziativa di Project Financing il Comune spenderà esattamente la stessa somma che annualmente spendeva in precedenza per avere un impianto nuovo, efficiente, bello, sicuro.
Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono la grande opportunità che deve trovare all'altezza delle ambizioni una Varese davvero internazionale, aggiunge Matteo Bianchi, esponente politico e prima ancora hockeyista doc. Ovviamente l'evento olimpico alle porte è un qualche cosa che il nostro territorio deve riuscire a cogliere e sicuramente abbiamo tutte le potenzialità, sia istituzionali che anche come know-how di tutto il mondo degli sport del ghiaccio per poter far bene. Sul fronte calcistico il Varese sorride in Coppa Italia, passa il turno grazie alla partita vinta ai rigori con il Legnano. La Pro Patria invece incassa una sconfitta accettabile in amichevole e si prepara all'inizio del campionato. La Pro Patria cede 1-0 qui a Vercelli, la decide nel secondo tempo un calcio di rigore contestatissimo, qui sì partita vera con i due portieri impegnati in due occasioni, la Pro Patria bene, peccato per il risultato. Per la Pro Patria migliore in campo Piran, autore di un'ottima prestazione a centrocampo e come sempre ottima gara di Lombardoni. Da rivedere il reparto offensivo. Sì, era una partita che ho mischiato un po' i giocatori per fare minutaggio. Penso che abbiamo giocato un po' meglio di loro, però alla fine quanto al risultato, un rigore un po' inesistente, un po' dubbio, però no, anche se vincevamo non cambiava nulla, perché per noi è importante iniziare bene il campionato il prossimo sabato e siamo carichi per l'inizio del torneo. Ieri sono usciti i calendari, oggi invece sono usciti gli orari delle partite, quindi debutto casalingo per la Pro Patria contro l'Arzignano, attenzione, di sabato alle ore 17.30, quindi sabato prossimo ore 17.30, debutto casalingo per la Pro Patria, che nelle prime 5 giornate giocherà sempre in anticipo o di sabato, diciamo in anticipo perché anche il turno infrasettimanale in casa, terza giornata con il Mantova, si giocherà in anticipo di martedì. L'invito per tutti è quello di correre a fare gli abbonamenti in settimana, come merita questa squadra. Siamo pronti per iniziare e speriamo di partire bene con una vittoria. A tutti una buona giornata. Le previsioni per domani martedì: nuvolosità variabile in aumento a partire dalla mattinata su Piemonte e Lombardia occidentale, più soleggiato invece a est. Qualche rovescio temporale isolato è possibile su Alpi e Prealpi e poi tra pomeriggio e sera i temporali arriveranno anche sulla fascia padana. Le temperature massime leggero calo tra 27 e 30 gradi. A tutti rinnovo l'augurio di una buona serata. È tutto anche per lo sport, grazie, alla prossima, arrivederci.